Un osservatorio permanente sul disagio giovanile che mette insieme forze dell'ordine, servizi sociali e rappresentanti del mondo della scuola, ma anche un centinaio di agenti della questura schierati nel fine settimana per prevenire altri disordini. È duplice la strategia che emerge dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Padova di fronte al fenomeno della violenza tra giovani, ma non si tratta di baby gang, avverte il prefetto Raffaele Grassi. Sono, diciamo, dei gruppi che si aggregano incontrandosi sui social e che si incontrano per fare a botte. Ci saranno dei servizi che chiaramente in quest'ora le forze dell'ordine moduleranno, che terranno conto chiaramente della necessità di verificare le presenze e quindi filtraggi nei punti sensibili dove le persone possono arrivare. Tra i compiti principali di forze dell'ordine, educatori e assistenti sociali, il monitoraggio dei canali social utilizzati dai ragazzi per pianificare gli scontri, ma anche l'organizzazione di iniziative nelle scuole per tracciare percorsi di legalità, quanto mai preziosi per gli adolescenti di oggi. Considerare un modo nuovo di relazionarsi con i ragazzi e le ragazze che sicuramente hanno sofferto e stanno soffrendo in particolare questi due anni di solitudine, di chiusura in casa, di mancanza di relazioni sociali, di mancanza di occasioni, confronto anche con adulti significativi come possono essere gli educatori, che possono essere dei testimoni positivi per fare le scelte giuste.